difficoltà nel mondo che in qualche modo sono andata, cioè ora sono vicepresidente della Commissione di Difesa, però sono stata presidente della Commissione di Difesa della Camera nella scorsa legislatura. In realtà io ora l'ho gestito con, credo, con competenza e anche con autorevolezza e quindi in pochissimo tempo, perché poi purtroppo il governo Prodi è durato soltanto 20 mesi, ho acquisito un certo rispetto da parte di tutte le forze armate, tale che i francesi mi hanno consegnato la Legion d'Onore. Me l'hanno consegnata non dicendo perché era la prima donna, che ci porti, ci sarebbe male. Dice no, perché noi avendo molti rapporti con gli stati maggiori, con i militari italiani, abbiamo percepito che in poco tempo è acquisito. Quindi la cosa paradossale è che gestendo un ruolo in un mondo da poco, soltanto dal 2001 che le donne sono entrate nelle forze armate, in un modo che è sempre stato tutto maschile e che ancora in tutti i vertici è ora esclusivamente maschile, nel senso che le donne prendono che siano entrate da poco, ancora nessuno ha raggiunto dei gradi apicali. Però un mondo di questo tipo ha, a mio giudizio, guardato con attenzione, sono oggettiva, con competenza, con conoscenza e devo dire non ho provato anche quando ho fatto le cose, che so, passare grazie alle truppe, una piazza, anche a Marco, non ho mai provato uno sguardo, non facciamo un po'. Se prima io detto che questa legge elettorale, per esempio, ha consentito di mettere un numero maggiore di donne di quanto non ce ne fossero prima, perché è vero, sono i dati, è anche vero che il modo in cui sono state scelte, cioè il modo che questa legge elettorale dà ai capi partiti di eleggere queste donne è la cosa più deprimente che possa esistere. Perché ci può essere chi la storia politica, ha competenza, capacità, ci possono essere situazioni in cui basta essere visti e piacere e in qualche modo si diventa eletti. Sappiamo che ci sono, ovviamente non si fanno in questi casi nomi e cognomi, però ognuno può andare a vedere che ciascuno parlamentare che curriculum ha, qualche cosa ha fatto prima. Ora, se uno non si è mai interessato minimamente di politica, non ha avuto un risultato particolarmente significativo in una professione, non è detto che tu per forza leggi qualcuno che ha un può essere che serva, qualcuno che abbia delle cose, però se qualcuno non ha, dentro il suo curriculum queste cose e magari le altre cose, questo sono francamente non è un elemento che aiuta al fatto di costruire un potere al femminile anche consapevole. Non sostengo il conflitto di genere, però sostengo il fatto che si debba dare attenzione all'articolo 3 della Costituzione e quindi che bisognerebbe offrire a tutti l'opportunità per esprimere al meglio se stessi. E basta guardare l'elemento della vita reale del nostro paese, di qualsiasi situazione che guardiamo, e c'è un problema in cui non fa agio il merito. Ma se guardiamo il nostro paese bloccato perché spessissimo ci sono delle corporazioni, basta guardare che cosa succede ai ragazzi. C'è una percentuale altissima, cioè la mobilità sociale del nostro paese è bloccata, molto più di quanto non fosse negli anni 70, dove comunque il figlio dell'operaio aveva la possibilità, studiando, di andare avanti. Oggi abbiamo una situazione che i figli dei professionisti affermati, dei laureati, comunque che sta bene, hanno una prospettiva